Sono Massimo Siclari, sono professore di diritto costituzionale, insegno da circa 11 anni nell'Università Roma III, nella Facoltà di Scienze Politiche. In precedenza, tra il 1986 e il 2007, sono stato in vari ruoli nell'Università degli Studi di Teramo, la Facoltà di Giurisprudenza, dove sono stato prima ricercatore, poi associato e poi ordinario. In precedenza ero stato ricercatore all'Istituto di Studi sulle Regioni del CNR, all'epoca ero abbastanza giovane, specialmente rispetto ai tempi in cui adesso si riesce ad accedere a un posto nell'ambito universitario, nell'ambito della ricerca. Mi ero laureato nel 1981 con una tesi in diritto costituzionale, non mi ero iscritto se vogliamo andare a ritroso, alla facoltà di giurisprudenza con l'idea di fare il professore universitario. Credo che nessuno si iscriva con l'idea di fare il professore universitario, ma non per qualche motivo, perché è un qualche cosa che si vede forse da prima di essere studente, da studente, come un po' lontano. E l'idea di dedicarmi alla ricerca scientifica è maturata proprio durante il corso di laurea. In precedenza io mi ero iscritto per prepararmi a un concorso in magistratura, non so se per aver superato, però avevo tutte altre idee per la testa. La domanda sul rapporto fra ricerca e Costituzione mi viene fatta spesso, anche più in generale mi viene fatto una domanda sul rapporto fra ricerca e diritto, cioè il diritto viene dato per un qualche cosa di già esistente, per cui ci sarebbe poco da ricercare tutto sommato. Idem per la Costituzione, che è in vigore da 70 anni, anche se ha subito varie modificazioni nel tempo, molte più di quelle di cui talvolta si hanno presenti. Ma diciamo che la ricerca giuridica consiste nel lavoro del giurista, è un qualche cosa di comune a tutti coloro che fanno lavoro giuridico. La ricerca giuridica consiste fondamentalmente nell'interpretazione, cioè nel trarre dagli elementi normativi che sono in un sistema le regole del caso concreto. Quindi il diritto è una disciplina che ha un elevatissimo grado di concretezza, e riuscire a trovare la soluzione del caso concreto, anche se appunto fatta in via generale e in qualche maniera anche astratta, in realtà non è del tutto astratta, mai non è. Le conseguenze pratiche di una certa impostazione dell'interpretazione giuridica ci sono sempre, sono rilevantissime. D'altro canto ci sta l'esigenza personale che ho avuto io di approfondire questo e anche di cercare di comunicarlo ai giovani che si accostano alle facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche, altre facoltà, e di comunicare i risultati della ricerca, che è un po' l'elemento comune di tutti coloro che fanno il lavoro che faccio io, cioè il professore universitario: studiare e svolgere, appunto, e comunicare gli esiti della propria ricerca ai più giovani, per cercare di dare gli strumenti per risolvere casi concreti nella vita professionale in un secondo momento. Ma un caso concreto, proprio l'ultimo che mi è capitato, è stato quello relativo alla decisione ancora in fieri della Corte Costituzionale per quanto riguarda la legittimazione, ovvero sia la possibilità che un singolo parlamentare sollevi conflitto attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. In questo caso ci siamo trovati con diversi colleghi a valutare quello che era stato il comunicato stampa della Corte Costituzionale e a interrogarci su quali potessero essere le motivazioni che avevano condotto alla soluzione che la Corte ha preannunciato, cioè della legittimazione del singolo parlamentare da un lato e del rigetto dall'altro della questione di merito. In passato, per quanto riguarda questo caso in particolare, c'è da dire che la Corte Costituzionale non aveva mai negato
in via astratta la possibilità che il parlamentare adottasse una, presentasse un'istanza, promuovesse un conflitto di attribuzione. Però aveva detto che nel caso concreto, che in quella ipotesi era davanti alla Corte, e la Corte lo ha ripetuto per circa un ventennio, quindi non era del tutto precluso. Le novità date da questo caso sono in parte il fatto che è consentita la legittimazione del singolo parlamentare a sollevare il conflitto di attribuzione contro la Camera d'appartenenza, quindi è un, di appartenenza, quindi è un qualche cosa che va ben oltre la, l'idea che il conflitto di attribuzione si dovesse sollevare soltanto fra organi appartenenti a poteri distinti fra loro. Era un qualche cosa che in parte trovava un precedente nella decisione con cui venne ammesso il cosiddetto caso Mancuso, cioè la, un caso in cui un ministro appunto reagiva contro la decisione di sfiduciarlo da parte del Parlamento, che aveva esteso il conflitto anche nei riguardi del Presidente del Consiglio. Un altro caso è stato più recente negli ultimi anni, è stato il caso di un parlamentare che aveva reagito contro decisione dell'altra Camera e la Corte aveva negato che si potesse, quindi diciamo che i presupposti perché ci fosse la legittimazione c'erano tutti e insomma sono stati ricordati questi. E ovviamente in questi casi però non, appunto in questi casi si cerca da un lato come si possa giustificare appunto l'operato della Corte, dall'altro si evidenziano alcuni punti critici di una determinata decisione, ma questo avviene comunque anche a decisione avvenuta, quindi non abbiamo le motivazioni complete per cui la Corte ha adottato una certa decisione, quindi non potevamo che azzardare delle ipotesi. Nei confronti del, anche lì si potrebbe dire, ma perché si fa un esame critico della sentenza della Corte? Anche lì è ricerca perché in realtà vale anche quella per il futuro e vale anche quella per magari contribuire a riorientare la giurisprudenza della Corte in futuro, quindi anche qui c'è un rilievo pratico di non poca incidenza. Fino adesso è capitato spesso che la Corte Costituzionale abbia seguito delle indicazioni dottrinali e come si direbbe, rivedendo i propri orientamenti, abbia opportunamente talvolta operato delle correzioni di rotta nelle sue decisioni. In Aracne ho pubblicato 6 opere, 2 sono, cioè una soltanto contiene solo scritti miei, è una piccola raccolta di scritti fatta nel 2000. Poi c'è una collana che io dirigo, che è la collana Testi Normativi, nella quale sono usciti a mia cura 2 volumetti. Uno è la Costituzione italiana nel testo vigente, che è arrivata alla 5ª edizione in considerazione delle modificazioni che dal 2000 ad oggi sono intervenute della Carta Costituzionale. Un altro invece raccolta normativa, diciamo che questo è un libro che ha avuto abbastanza fortuna editoriale, è stato molto utilizzato. Un altro testo che insomma pure questo pubblico da tempo è arrivato alla 3ª edizione e spero che sia in uscita presto la 4ª, ho quasi finito di mettere in ordine la 4ª edizione, è il libro che raccoglie le norme sui giudizi di competenza della Corte Costituzionale. Gli altri libri invece sono uno, un bel libro che raccoglie diversi saggi ad esito di una ricerca finanziata a livello nazionale, che io ero responsabile di un
di una parte di questa ricerca, di un'unità di questa ricerca, ed è sui mutamenti della forma di governo fra modificazioni tacite e progetti di riforma. Questo è un libro del 2008 che però mantiene un suo interesse, anche perché alcune linee di tendenza istituzionali che si sono manifestate all'epoca si sono consolidate. Un altro libro che inaugura una collana Aracne, e che spero che sia presto, che abbia presto un secondo numero, ma pure lì dovremmo essere a buon punto, è un libro che è stato, che accoglie i risultati di un dibattito che venne promosso da me presso questo dipartimento, che riguarda l'istituzione del Comitato Parlamentare per le Riforme Istituzionali. Questa istituzione poi non avvenne perché durante la passata legislatura si preferì andare direttamente al procedimento ordinario di formazione della legge costituzionale, una legge costituzionale che poi non ebbe molto fortuna, tanto è vero che la Costituzione del testo vigente è ancora un'edizione del 2012, quindi precedente alla passata legislatura. Infine c'è stato un libretto che ho scritto assieme al professor Federico Sorrentino, uno dei maestri della nostra disciplina, che venne fatto in occasione del referendum costituzionale, che era insomma una lettura critica rapida di quel testo, e che appunto è l'ultimo libro che ho pubblicato con Aracne. Però abbiamo cominciato nel 2000, ancora non c'era la veste editoriale che vediamo adesso, anche questo primo volumetto non aveva la veste attuale, che invece è abbastanza normalizzata, per così dire, dei libri Aracne. Questo è il lavoro. Poi nel frattempo ho anche pubblicato con altri editori, non me ne vorrà il dottor Onorati, ma ho avuto occasione appunto di contribuire a un manuale che ha avuto una certa diffusione di diritto pubblico, o un'altra raccolta di saggi l'ho pubblicato con un altro editore ancora. Insomma, abbiamo varie opportunità e cerchiamo di sfruttarle tutte. Grazie a lei, grazie alle edizioni Aracne, e a presto.